di un sogno, la ciliegina sulla torta. Quella parola da quest'anno si può pronunciare, i tifosi se l'aspettano, lo vogliono e non sono più scaramantici. Assolutamente, ci sarà una bella torta con scritto scudetto e in mezzo la ciliegina che deve essere come la conclusione di questo cammino che il Napoli da anni ormai sta facendo, ogni anno migliorando sempre di più non solo la sua immagine, ma dando al mondo un esempio attraverso poi il gran gioco di Sarri e di questi nostri ragazzi che si sta imponendo. Allora mi parrebbe anche doveroso arrivare a una conclusione di questo cammino straordinario che il Napoli ha fatto. Cardinale, e lo meriterebbe. Lei ha parlato molto di Sarri anche quest'oggi, ha detto al presidente non lo faccia mai andare via, è napoletano. Mi pare che più napoletano di così si può, anche perché esiste un rapporto, io lo so, tra Sarri e il presidente, perché sono stati qualche volta da me anche a cena, un rapporto veramente di fiducia e di stima reciproca. E allora, dato che Sarri ha iniziato questo lavoro straordinario che sta imponendo Napoli all'ammirazione non solo in Italia ma anche all'estero, allora io credo che questo cammino deve continuare a essere fatto insieme, perché l'uno completa l'altro in qualche maniera. Sarri non può fare tutto senza il presidente, il presidente ha bisogno di Sarri per realizzare questo sogno. Cioè, vi siete detto col presidente De Laurentiis? Come? Prima della messa e dopo la messa, che cosa vi siete detti col presidente De Laurentiis? E ci siamo detti che appunto non mi deve deludere, se no lo scomunico. Senta, cardinale, lei parlava prima del busto di San Gennaro come dodicesimo uomo che non si vede ma fa segnare. Ma fa segnare, sì. Non sarebbe meglio avere un ulteriore dodicesimo uomo, la ciliegina sulla torta? Ma dunque. Noi praticamente il Napoli ha due squadre forti, lo leggevo l'altra volta, però noi possiamo prendere anche i 12 più straordinari nel mondo intero, però ci sta quel quid, quel qualcosa che è presente in che come? È presente quando in un campione in quel momento è demoralizzato perché non è riuscito a fare la tripletta, non è riuscito a fare una triangolatura, non è riuscito a fare il pallonetto. Allora San Gennaro ci mette la mano e consiglio. Quindi cardinale... Cardinale, scusami, se dovesse benedire uno in particolare di questa squadra, chi benedirebbe? No, io benedico tutta la squadra, sì. Sennò no, come facciamo? No, come Massimo Troisi quando dice a questo qua un poco in più. No, nessuna differenza. Dall'A alla Z... andrà a essere tutti quanti stimolati fino in fondo, fino a dare l'ultima goccia di sangue. Quasi come facile. Cardinale, il vero top player del Napoli, l'acquisto sarà annunciato nei prossimi giorni, è San Gennaro? Io credo di sì. Anche perché so, io quando vedo alle volte quando i giocatori vanno su al. Quando salgono. Tra le varie mani c'è la Madonna di Pompei e c'è San Gennaro. Certo. Mo' ci ha portato uno San Gennaro che risale al 1640 e chiude così si muore. Senta, è la prima riproduzione artistica, diciamo, scultorea di San Gennaro. Senta, cardinale, cambiamo leggermente tema. Il rapporto col Trentino, un rapporto intenso, ci sono stati scambi, c'è stato il presepe, come siamo oggi? Ottimi, e aumentano sempre di più, Beh, intanto col vecchio arcivescovo, no? Bressan, abbiamo studiato insieme, stavamo nello stesso corridoio prima di partire per le nunziature, ma al di là di questo... io ho conosciuto Pietralba tramite un sacerdote di Trento che lavorava con me in segreteria di Stato, ma adesso i rapporti, diciamo, si stanno infittendo. Tra l'altro qualche mese fa è venuta la scuola, come si chiama, di Ala, sì, il coro di Ala. E hanno cantato nel museo diocesano, dove c'era un'organizzazione nazionale delle scuole cattoliche,
è stato un successone, mamma mia, sembrava di vedere quando cantavano tutte le montagne del Trentino che si sono spostate a Napoli. Senta, visto che lei parla di musica, che musica potremmo pensare per aiutare il Napoli nel preliminare di Champions? Un qualcosa che lo aiuti in questa cavalcata. Madonna mia, facciamo l'inno alla vittoria. Vino alla gioia. Cardinale, una battuta sui roghi che ci sono stati in questo periodo. Noi da qui abbiamo seguito, tanti tifosi ci chiedevano di sapere a Napoli che cosa succedeva.